Buongiorno a tutti, oggi parliamo di un argomento che mi sta molto molto a cuore. Come vi ho detto in uno degli ultimi video, ormai forse di un mesetto fa, se non di più, da circa un anno e mezzo io lavoro con i ragazzi disabili, sono un'insegnante di sostegno e lavoro in un polo gravi, quindi in una sezione di una scuola che si occupa di ragazzi che hanno problematiche talmente gravi che in una scuola tradizionale non riuscirebbero a frequentare. Tra questi ragazzi ce ne sono anche diversi con forme molto gravi di autismo e io in questo momento sto studiando nello specifico proprio i disturbi dello spettro autistico e quindi mi faceva piacere fare un video in cui vi parlo molto brevemente di quello che io ho imparato in questo anno e mezzo appunto in materia di autismo. L'autismo non è una malattia, l'autismo è un diverso modo di processare il mondo. I ragazzi, le persone autistiche non vivono in una bolla, non è vero, spesso si sente dire l'autismo è una bolla, non è assolutamente una bolla, vivono insieme a noi, vivono le nostre stesse cose ma in maniera completamente diversa. In un documentario, adesso non ricordo dove, ma ho sentito dire che l'autistico è come se vedesse ogni minimo dettaglio di un albero e non si accorgesse di essere in mezzo a una foresta. Hanno un'attenzione molto mirata su determinati particolari, cose che noi magari non notiamo assolutamente, per loro diventano qualcosa di assolutamente gigantesco e hanno quindi una visione del mondo molto più approfondita per certi versi della nostra. Non si diventa autistici, si nasce autistici, o meglio, si è autistici, non si ha l'autismo, ma si è autistici, è un vero e proprio modo di essere e di percepire le emozioni, di vivere le emozioni, di vivere all'interno del mondo. Questo non significa che non si faccia parte del mondo, che si sia altrove, assolutamente, ma bisogna che le persone che si approcciano alle persone autistiche, a lavorare con le persone autistiche, abbiano in mente alcuni piccoli accorgimenti che si possono avere. Io naturalmente non sono medico, sono un insegnante, quindi vi parlo dal punto di vista didattico e relazionale, di ciò che può essere utile sapere quando si ha a che fare con una persona autistica. L'autismo è un disturbo, diciamo, comportamentale causato da problemi di neurosviluppo, quindi non ha nulla a che vedere con la relazione. Un tempo si diceva che era colpa delle madri, le cosiddette madri frigorifero, invece assolutamente il rapporto che si ha con la madre o col padre o in generale con i parenti non ha assolutamente, non si riversa poi nell'autismo. Si nasce autistici perché è proprio un problema genetico, organico, biochimico a livello di neurosviluppo. Si manifesta spesso, di solito già nei primi anni di vita, in forti problemi relazionali, soprattutto affettivi e cognitivi. Soprattutto i problemi cognitivi hanno diverse gradazioni naturalmente, quindi si passa da un autismo ad alto funzionamento, la cosiddetta sindrome di Asperger, o meglio di Asperger, ho scoperto che si dice non di Asperger, come si dice poi più comunemente, sono appunto i cosiddetti autistici ad alto funzionamento, cioè quelli che in realtà sono persone molto intelligenti, che hanno interessi molto settoriali, molto specifici, ma che hanno delle fortissime capacità di ragionamento, forte memoria meccanica, hanno degli interessi molto mirati sui quali sanno assolutamente tutto. Da quello che penso di aver capito, penso che Rain Man sostanzialmente possa considerarsi un soggetto Asperger, forse. Se qualcuno può dire che è più, diciamo più esperto dal punto di vista medico, vuole contraddire questa cosa, assolutamente ben venga, però da quello che ho capito, insomma, l'autistico ad alto funzionamento, ovvero il soggetto Asperger, è appunto una sorta di Rain Man. Ecco, ti rimballo questo film per dirvi che non c'è soltanto questo film che parla di autismo, ce ne sono molti altri che io sto scoprendo strada facendo. C'è il film su Temple Grandin, il film su il film appunto dal titolo Black Balloon, insomma altri film che ti possono far capire esattamente, poi se mai qua sotto vi lascio qualche trailer, che cosa stiamo parlando. La persona autistica come manifesta la propria problematica? Spesso hanno disturbi del sonno, disturbi del comportamento alimentare, le difficoltà più grandi sono a livello relazionale,
le persone autistiche sono incapaci sostanzialmente di provare empatia, quindi di potersi mettere nei panni degli altri. Spesso hanno grosse difficoltà nel gioco simbolico, cioè giochiamo a far finta che. Sono molto legate alla realtà e al senso letterale delle parole. Non capiscono nella maggior parte dei casi i giochi di parole, per cui è molto importante parlare chiaro con le persone autistiche. Ci è stato raccontato che appunto nel caso di un ragazzo autistico, la madre o il padre, non ricordo, gli disse no perché mi è caduto l'occhio su questa cosa, e la persona autistica ci mette un po' prima di, cioè bisogna spiegarglielo che mi è caduto l'occhio su questa cosa vuol dire ho dato un'occhiata distratta a questa cosa. Cioè per loro mi è caduto l'occhio, loro si vedono immediatamente nella mente l'occhio che cade. Quindi, e questo è un problema, perché effettivamente noi spessissimo giochiamo con le parole e neanche ce ne rendiamo conto. Ecco, questo quando si ha a che fare con persone autistiche è un problema, nel senso bisogna tenere conto che è meglio parlare nel modo più chiaro e esaustivo possibile. Una cosa importante da considerare è che mentre io appunto fino a un anno e mezzo fa sostanzialmente per me autistico voleva dire appunto Rain Man, cioè non c'erano altre tipologie, in realtà ogni persona autistica, come ogni persona neurotipica, ogni persona autistica è diversa dall'altra, per cui le problematiche possono essere diverse. Ci sono alcuni casi, alcune problematiche che coinvolgono spesso un pochino tutti, ma in realtà poi ogni soggetto è diverso dall'altro. Per cui è importantissimo sapere che autismo non vuol dire una sola patologia uguale per tutti, anche perché abbiamo detto che non si tratta di una patologia, ma di un modo diverso di processare la realtà. È importante sapere, fin da piccoli, insomma, naturalmente, se si è davanti a un ragazzo, a un bambino autistico, per poter adottare tutta una serie di strategie, soprattutto per arginare i cosiddetti comportamenti problema. I comportamenti problema sono tutte quelle situazioni di crisi o comunque di comportamenti, di stereotipie, di comportamenti che possono dare luogo a danni fisici, ad esempio a sé o ad altri. Spesso il soggetto autistico sfocia in autolesionismo o aggressività nei confronti degli altri. Ma anche tutti quei comportamenti che possono causare problemi nei confronti della vita sociale, ad esempio tutti i comportamenti legati all'espressione della sessualità. Per esempio negli soggetti autistici adolescenti, per esempio, c'è da gestire tutto il problema legato allo sviluppo e alla scoperta della sessualità, che naturalmente il soggetto autistico spesso non contiene fra le quattro mura, ma qualsiasi sia la sua necessità, spesso la esplica, e questa cosa naturalmente può creare numerosi problemi. Quindi è importante capire come gestire questi momenti. Tanto nei momenti di crisi è importante non sopprimere la crisi, ma cercare, a meno che non si tratti di crisi molto violente nei confronti di se stessi o degli altri, di lasciare sfogare il soggetto per poi provare a riportarlo a una situazione di tranquillità. È importante fare un po' il gioco del bastone della carota, ovvero io ti lascio sfogare però tu dopo fai il lavoro che stavamo facendo, quindi cercare di fare capire che si cerca uno scambio sostanzialmente. Non solo, ma è molto importante, soprattutto a scuola ma anche nella vita quotidiana, programmare tutto quanto. Cioè per un ragazzo autistico è importantissimo sapere cosa farà quel giorno, con chi, per quanto tempo. Per cui cercare di limitare il meno possibile i cambiamenti, perché i soggetti autistici hanno appunto questa resistenza molto forte nei confronti del cambiamento. Per cui è importante dare indicazioni chiare su come verrà svolta la giornata, su quella che sarà la sua giornata. Ma anche noi in realtà, se ci svegliamo la mattina e non abbiamo la più pallida idea di quello che ci succede, ci sono 10.000 variabili, possiamo andare in crisi. Quindi immaginiamoci appunto una persona che per sua natura è molto organizzata e ha bisogno di sapere le cose chiare. Siccome spesso i ragazzi autistici hanno problemi di comunicazione, per cui spesso non parlano o hanno un modo di comunicare estremamente ridotto,
dal punto di vista verbale, naturalmente, poi hanno anche altri modi per comunicare, ci si può aiutare con alcuni ausili. Uno di questi possono essere le cosiddette strisce visive, ovvero una sorta di agenda visiva in cui viene descritto quello che succederà, cioè oggi mi sveglio, vado a scuola, poi vado, non lo so, a calcio, non mi viene a dire una cosa, poi vado a casa con la mamma, poi alla sera vengono i nonni a mangiare e poi vado a dormire, cioè avere proprio una striscia visiva nella quale il soggetto possa assolutamente guardare davanti a sé tutta quella che sarà la sua giornata. Si può fare con delle semplici foto, con immagini cercate dai genitori o con ausili specifici, in particolare la cosiddetta comunicazione aumentativa alternativa, sulla quale a breve farò un video perché è qualcosa che da un anno e mezzo sto usando tantissimo. La comunicazione comunicativa alternativa, la comunicazione aumentativa, scusate, alternativa, è fatta di simboli, ci sono dei programmi apposta ed è importante saperlo perché questi simboli sono uguali in Italia come altrove, è una comunicazione appunto per immagini che è condivisa nel mondo, per cui se un ragazzo che utilizza questo tipo di comunicazione va, ora non so se in tutti i paesi del mondo, però va in Francia, in Spagna, in Germania o in Russia, più o meno utilizzerà gli stessi identici simboli, quindi è una comunicazione internazionale. Questa cosa è molto importante perché gli si offre uno strumento davvero, davvero solido per poter comunicare le proprie esigenze e le proprie emozioni. Teniamo conto del fatto che i ragazzi autistici spesso hanno difficoltà a gestire le proprie emozioni, a comprenderle e a comunicarle. Per questo è importante potergli fornire appunto strumenti adatti a questo scopo. Per cui appunto ci si può servire facilmente insomma di strumenti come questi, come queste tabelle, per creare delle agende visive, delle strisce che possano permettere loro appunto di ritrovarsi, di ritrovare se stessi nella realtà della propria giornata e dell'ambiente che li circonda. Per il resto, che dire, bisogna tenere conto sempre, mettere sempre al centro la persona e non la problematica e considerare il fatto che le persone autistiche si rendono conto perfettamente di come sono e molto spesso non ne sono entusiasti, quindi si rendono conto del fatto di non riuscire a entrare in comunicazione con gli altri, spesso si sentono intrappolati in un mondo che non li rappresenta e che ha stabilito delle regole con le quali loro non sono assolutamente d'accordo, giustamente come magari molti di noi, ma loro diciamo non riescono a adattarsi per venire incontro al mondo che li circonda, è il mondo che li circonda che deve cercare di raggiungerli là dove possono trovarli e appunto e comunicare con loro. Vi suggerisco qualche testo, a parte vabbè, la visione del film Rain Man, che ovviamente penso che più o meno tutti abbiate già fatto, ma i film che già citavo prima, il film Temple Grandin, Black Balloon e adesso se me ne vengono in mente altri poi li linko qua sotto, ci sono dei filmati molto interessanti comunque su YouTube, molto specifici insomma sui disturbi dello spettro autistico. Come letture vi suggerisco uno dei libri che avete visto nel mio ultimo video insomma sulle letture del 2017, ovvero Se ti abbracciano non avere paura, di Fulvio Erbas, che racconta appunto il viaggio di questo, beh, è famosissimo, lo conoscete, ma racconta il viaggio di questo padre in America in moto insieme al proprio figlio autistico. E vi suggerisco questi due libri che sono un pochino più specifici, sono della casa editrice Erickson che per questi argomenti, quindi sulla didattica inclusiva, i giochi da fare a scuola con i bambini, i ragazzi eccetera e il modo migliore per approcciarsi a ragazzi che hanno problematiche di varia complessità, vi suggerisco Gioco e interazione sociale nell'autismo, 100 idee per favorire lo sviluppo dell'intersoggettività e Sindrome di Asperger, Autismo, High Functioning. Sono entrambi due testi abbastanza specifici, ma soprattutto quello sul gioco può essere molto utile effettivamente se avete figli o fratelli o comunque se insegnate a scuola, se fate gli educatori, se lavorate con soggetti autistici, perché il gioco secondo me, e non solo secondo me, ma è una delle forme di comunicazione migliori che ci possano essere indubbiamente. Per quello che riguarda la comunicazione aumentativa alternativa, questa per intenderci, di cui sicuramente farò un video a parte perché è un mondo straordinario del quale vi voglio parlare,
vi do un piccolissimo suggerimento, soprattutto per chi ha a che fare con bambini, diciamo autistici, quindi piccolini, costruire libri e storie con la CA, sempre della casa editrice Erickson. Questo serve per imparare a utilizzare la comunicazione aumentativa, in questo caso per la creazione di storie, ma possono andare molto bene anche per la creazione di agende visive, strisce e le cosiddette storie sociali, che sono delle, diciamo, delle micro vignette, micro storie che possono aiutare il ragazzo a comprendere quali comportamenti possono essere insomma non conformi, ecco, alle norme sociali, per avere una buona interazione col mondo esterno. Non partiamo però dal presupposto che devono essere necessariamente loro ad adattarsi a noi, ma anche noi a provare a entrare appunto nel loro mondo. Detto ciò, tenete sempre in considerazione, nel caso dell'autismo come nel caso di qualsiasi altra problematica comportamentale o di qualsiasi altra patologia, che ogni soggetto è diverso dall'altro, quindi non incontrerete in effetti mai due soggetti autistici che sono perfettamente uguali. Spero di essere stata abbastanza chiara per quello che poteva essere il mio potere, nel senso che appunto non sono un medico, io ve ne parlo più che altro dal punto di vista didattico e relazionale e di comunicazione. Se avete domande o suggerimenti o se volete aggiungere qualche cosa perché ne sapete di più, assolutamente fatelo pure nei commenti, scrivetemi. Insomma, questo penso che sarà forse il primo video di una serie di video in cui parlo di disabilità e di modi per lavorare con i ragazzi disabili. Spero che questo filone un po' più serio, diciamo, del canale vi possa aiutare, vi possa risultare interessante. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!